Teng no king. No, Teng no king. Quando hanno ping. Che è il giapponese? E sghere! Infatti! Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show, sono con la mia ragazza Ambra. Ciao! Anche se non si vede, ma siamo appena tornati dalle vacanze. E che si fa quando si torna dalle vacanze? Si va a leggere i commenti alle foto di Ambra su Instagram. L'anno scorso, se vi ricordate, abbiamo fatto questo video, lo potete trovare in alto. C'era il delirio, proprio cose che incredibili. Però ragazzi, che è cambiato in un anno? È cambiato che Ambra è diventata sempre più fashion blogger. Non è vero! Dai, Ma sei Chiara, dai! guarda, Chiara Ferragni low budget. Sì, vabbè, è lui. Ragazzi, nei commenti hashtag Chiara Ferragni low budget. Ma taggatela Chiara! E quindi, ragazzi, oggi andremo a leggere i commenti sotto le foto in costume di Ambra. Io questo video però non lo volevo fare, perché in teoria volevo andare a leggere i commenti sotto le mie foto. E quindi, se questo video supererà i 50.000 mi piace, andremo a leggere anche i commenti sotto le mie foto, raga, che purtroppo non sono proprio lusinghieri, ecco. No, non lo so. Però ragazzi, se superiamo i 100.000 andiamo a leggere altri commenti sotto i... E basta! Ragazzi, questo è il profilo di Ambra. Ambra ha spammato le foto in costume. Ma perché state? Scusate ragazzi, ma come ci andate al mare? Adesso andiamo a vedere il profilo di Ambra, che intanto è cresciuta, In questo momento mancano 3.000 follower ai 500.000. Sì, ma non ci arriveremo. Bravo Ambra. Ragazzi, prima di passare a Formentera andiamo a Fregene, cioè che è più o meno la stessa cosa. Allora, questa è la foto incriminata, che ha ben 64.000 mi piace. Complimenti. Grazie. Complimenti. E 358 commenti. Ma guarda quanto ero mozzarellona. Bella popputa. Popputa, poi. Popputa. Che popponi. Ma chi è che ha commentato queste cose? Che bomboni, che popponi. Ma chi è? Che papputa. Madonna, che bei piedini. Spero un giorno di poterli avere. Raga, forse non gliel'avete mai annusati, ma c'è una puzza di formaggio. Mamma mia, ma... queste sono le battute dell'asilo. Non so battute, queste sono verità, ragazzi, perché no, io sono mai scioscia verità e dico sempre la verità. Se ci torneremo nelle foto vecchie a 100.000 mi piace, le andiamo a leggere proprio tutte, ci facciamo una cultura. Però andiamo a vedere quelle della vacanza. Vai. Sì, che no. Sì, decidono loro, ragazzi. No, se no, lo volete. No. Ti infilerei il cazzo per 1.000 giorni di fila. Cioè, 1.000 giorni di fila, quanti so? Tre anni. Cioè, 3 anni e mezzo. E Ambra gli risponde: sì, ma prima devi trovarlo. E sghere. E sghere proprio. Mazza, vincere tutta pazza, Oh, che gli ha detto, mamma mia. Essere tati da Ambra, cioè guardi proprio. Ma io lo faccio sempre, cioè lo faccio. Sì, sì, no, penso. Ambra è un'abbastanza censoria. Infatti, ragazzi, Ambra risponde e uno gli scrive: me le esci? E Ambra, sì, ecco. Le corna. No, è questo. Che vuol dire? Me le esci? Yeah, era questo il senso. Capito, me le esci dalla tasca? Scusami. Vabbè, avete capito? No, vabbè. Me le esci così? Oh, scusa, me le esci? Sì, eccole. Ma che cazzo? Sei troppo matta, ma che possesso, amico tuo? Perché... Oh, meno male, raga, che me la sto sposando. Meno male. Mi sento protetto. Ti posso far vedere com'era? E la cosa era così. Me le esci? E io dalla tasca gli dicevo: sì, eccole. Ti infilerei il pistolero da farti rimanere incinta di 20 gemelli. Ma che è il pistolero? Questo qua fa una combo scrivendo: che porcona. Che porcona è Nevergreen. Giustamente, se vai al mare col costume e sei una porcona. Al mare c'è sto rumore. Infatti. No, questo che animale. No. Raga, io non so come ci andate al mare o come ci vanno le vostre sorelle, le vostre amiche. Io ci vado col costume al mare. Ciao ragazzi, questo video un po' è fatto per ridere, perché comunque questi sono morti di figa e scrivono queste cose. Cioè, io che leggo, visto che li leggo sotto le foto della mia ragazza, dovrei essere arrabbiato. Invece, ragazzi, io provo un po' pena per sta gente. D'altra parte, è importante comunque mettere sotto la luce dei riflettori, cioè, queste dinamiche sociali. Perché c'è la gente che ti scrive: che porcona perché ti sei fatta una foto in costume. Secondo me è assurdo, c'è anche quindi un valore educativo, ragazzi, perché io voglio, oltre a ridere e scherzare, vorrei che anche voi, ragazzi, vi sentiste a vostro agio col vostro corpo, senza star a pensare a quello che scrive la gente. Tra l'altro guarda chi te lo scrive. Questo è il pistolero, non se lo trova manco con Google. E sghere, oh. Allora ragazzi, io ovviamente censuro sempre le immagini, però, cioè, sto tizio si dovrebbe un po' prendere le responsabilità.
Beh, però che scrive. Uno che scrive fasi profonde, Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi le responsabilità di cambiarle. Bravo, mistero! Aspetto il video di Mike, reazione e commenti su Ambra. Ed eccolo! Che bombe! Poi c'è una feed di gente che ti dice Chiara Ferragni 2. Ah raga, la vedete solo questa somiglianza? Solo voi? No raga, vi posso assicurare che non è così, anche perché il conto in banca non è lo stesso. Se lei assomiglia a Chiara Ferragni, no? Per la legge transitiva io potrei stare con Chiara Ferragni. Ci sposiamo più o meno nello stesso periodo. Voi avete mai visto Fedez e Max Roscia nella stessa stanza contemporaneamente? No. No, no. Quindi? Mike, complimenti, valla a trovare una così bella come Ambra e mo te la sposi pure. Complimenti maestro. Grazie, grazie ragazzi. Ragazzi, voi pensate solo che è perché uno è famoso, ah perché c'hai soldi, ah perché, perché sono tutte cose non vere tra l'altro. Però digli qual è la mia qualità. La simpatia. Ragazzi, non sono bello ma piaccio. Buona in culo. Ma che vuol dire? Ma magari t'ha assaggiato, che ne so. Non si può dire che c'ha la faccia come il culo. Che bella mano nella fregna. What? Ma dove la vedete? Praticamente quella è una mano appoggiata al costume e secondo me quella è la mano in fregna. Mi sa che non sapete bene dove sta posizionata, ragazzi. Forse non l'avete mai vista. Tra l'altro guardandola bene c'era. Pagate la mossa, c'era. Questa foto ragazzi ha 43.000 mi piace e ben 215 commenti. Ok, devo finire il mio repertorio di foto in costume. Spiaggia, oh, mi fate una foto? Andiamo a fare una foto? Mi fai una foto? Quindi tu vai là e fai una foto. Un giorno, regà, hanno fatto 112. 112? Ma non è vero. Che ma sì, cambiamo la posizione. Madonna. Allora, se c'è qualche fotografo, andate su Instagram, scrivetegli in direct e fategli le foto. Perché io non voglio, ragazzi. Non voglio, guarda. Però mi dovete uscire dalla borsetta sempre quando ce n'ho bisogno, Ragazzi, ci sono modi e modi per rispondere alle cose. Questo è il modo di Ambra. Ambra, ma quando scopi con Mike? E Ambra, no, scopa la domestica. Raga, io non scopo manco per terra, quindi figurate. Che belle bombe, che gnocca, che buona. Ma che dimensioni sono le bocce da biliardo? Ah, ma sempre lui, È sempre lui, ragazzi, era il pistolero che continua. È il pistolero che scrive, ragazzi, è un king lui. Ferragni Barletta. Vacca che figa, boia te. Ma questo viene da su. Tengono king... No, tengono king quando hanno ping. Ma che è il giapponese? Tengono king quando hanno... Pigne. Ma sarà tengono ghigne contano ping. Ma che pigne? Fra sta cheese. Ma che cagando? Che lingua? Ma che lingua? Tengo un ghigno quanto un non pigna. No, tengo un ghigno quanto una pigna. Fateci sapere che significa, perché io non ti vorrei trombare. Dai su. È ridicolo. Ma che vuol dire? Ragazzi, io spero che vi siate fatti una risata sui commenti di queste persone un po' così. Alcuni facevano ridere, alcuni purtroppo no. Non capisco come la gente possa essere seria. Ricordandoci sempre, dall'altra parte c'è una persona sensibile e che si potrebbe offendere. Ora non è il caso nostro, perché cioè noi sappiamo che purtroppo quando ti esponi poi vai anche incontro a ste poracciate, giusto? Magari potrebbe succedere a voi, non date peso a ste stupidaggini, perché chi giudica le persone solo dall'aspetto fisico è veramente una persona. E poi ragazzi, è sempre semplice scrivere dietro una tastiera, esatto. Ma noi non sappiamo chi ci sta scrivendo. Ma in realtà lo sappiamo, perché qualcuno lo potremo andare a vedere. Mi raccomando, 50 mi piace, andiamo a leggere i commenti alle mie foto in costume, che sono veramente il degrado. Cioè quello che ho detto, portatelo su di me, che so bianco panzone e con uno squarcio fino a qua, c'è proprio il delirio. Però a 100.000 mi piace torniamo a leggere i commenti di Ambra, che comunque nei giorni continuerà a mettere foto della vacanza. Io sono sicuro che succederà il panico. Un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ok ragazzi, tanto sono sicuro che non ci sarà arrivato nessuno a questo punto, ma in caso scrivete marmotta nei commenti. Non sto usando questo spazio per arrivare a 10 minuti, no. Vabbè ragazzi, dai, mi devo sposare, non ho bisogno. Comunque, scherzi a parte, avrete notato che i numeri delle foto sono diversi rispetto a quello che dico, ma perché questo video è stato registrato ben 2 settimane fa. Poi causa Ferragosto non ve l'ho messo, e siccome potevo leggere nei commenti, ma mai che mi hai detto così. Ma ragazzi, un po' di
di logica, ok? Ormai sono diventato bianco, qua ero abbronzato. Penso e spero di essere arrivato a 10 minuti. Grazie mille, ciao. Che poi se volevo arrivare solamente a 10 minuti avrei fatto una intro più lunga, ma vabbè. Mike Sciosha. Tutti quanti amano. Mike Sciosha.